Allora, cosa avete visto? Tante cose. Groa ha mentito a Odino. Il Ragnarok non è la fine di tutto, è solo la fine di Asgard. Solo la distruzione di un regno. Per non parlare degli abitanti, degli animali, di quelle creature innocenti e ignare dei crimini di Odino. Basta. Ne parleremo non appena saremo a casa al sicuro. Forse prima è meglio se usciamo da qui. Concordo. Dietro di te! Occhio! Che ne arrivino altri. Occhio, a sinistra! Ah!
Schialba! Dobbiamo proseguire. È molto agitato. E picchia bene. Concentrati. Di qua. Schiaffa! Basta! Colpo di scudo! Schialba! Schialba! Usa lo scudo, fratello! Schialba! Oh!
lo scudo, fratello! È finita. Non è ancora finita. Io... Andrà tutto bene, Tyr. Hai visto cosa accadrà? Ho detto che non mi sarei unito alla guerra, eppure sto trascinando un elfo innocente. Innocente? E mi sto preparando a distruggere Asgard. Che scelta abbiamo? C'è sempre una scelta. Io non vi guiderò in battaglia. No. Non sono più quel dio. Non voglio combattere. Ma con voi tre non ho scampo. Il vostro cammino porta a innumerevoli morti, a impensabili dolori e sofferenze. Oh no! No! Atreus! Dannazione! Resisti! Di qua! Le tue catene! Concordo. Sei ferito? No, signore. Ehi, Tyr. Grazie. E mi dispiace per prima, io... No. A me dispiace. Non sarei dovuto venire. Ora andiamo. Io voglio solo fare la cosa giusta. E secondo la profezia... Basta parlare di profezie. La guerra non ti darà ciò che cerchi, Atreus. Solo morte. Quindi cosa dovremmo fare? Arrenderci? Non fare nulla? Basta! Discuteremo di cosa fare quando saremo fuori pericolo. Scuri, provvidenziali. Non ne posso più di combatterli. Perché non ci lasciano in pace? Ah!
Dobbiamo andarcene. Da qui! A destra! Padre, di qua! Quassù! Proseguiamo! Thank you.
possiamo andarcene ora, per favore. Ci siamo quasi, di qua. Tyr, noi... Apri il passaggio. Dietro di te! Mimir, li capisci questi poemi? Oh, c'è sempre un significato se guardi bene, fratello. Dipende da quello che ci metti tu. Un tributo a Freyr fatto dagli elfi. Deve averlo lasciato qui quando si è precipitato a Vanheim. Che cos'è? Un ciondolo per scacciare gli incubi, quelli di Freyr. Conoscendo gli elfi, forse troveremo altri tributi. Thank you.
Thank you.
Dall'altra parte. Move stick horizontal. Move stick horizontal. Ah, capisco. Serve un tempismo perfetto.
Forse prima è meglio se usciamo da qui. Concordo. Occhio a sinistra!
Seguire. È molto agitato. Pensi stia bene? Concentrati. Di qua. Oh!
luce per curarsi! Tyr, stai bene? No. È finita. Non è ancora finita. Io... andrà tutto bene, Tyr. Hai visto cosa accadrà? Ho detto che non mi sarei unito alla guerra, eppure sto trascinando un elfo innocente. Innocente? E mi sto preparando a distruggere Asgard. Che scelta abbiamo? C'è sempre una scelta. Io non vi guiderò in battaglia. No. Non sono più quel dio. Non voglio combattere. Ma con voi tre non ho scampo. Il vostro cammino porta a innumerevoli morti, a impensabili dolori e sofferenze. No! No! Atreus! Dannazione! Resisti! Di qua! Le tue catene! Concordo. Sei ferito? No, signore. Ehi, Tyr. Grazie. E mi dispiace per prima, io... No. A me dispiace. Non sarei dovuto venire. Ora andiamo. Io voglio solo fare la cosa giusta. E secondo la profezia... Basta parlare di profezie. La guerra non ti darà ciò che cerchi, Atreus. Solo morte. Quindi cosa dovremmo fare? Arrenderci? Non fare nulla? Basta! Discuteremo di cosa fare quando saremo fuori pericolo. Elfi scuri, provvidenziali. Non posso più di combatterli, perché non ci lasciano in pace? A destra! Dobbiamo andarcene. Da qui! Ah!
Fatto! Dietro di te! Schiaffa! Andiamo, andiamo! Dietro! Schiaffa! Schiaffa! Padre, di qua! Ma su! Possiamo andarcene ora, per favore. Ci siamo quasi. Di qua. Tyr, noi... Apri il passaggio. Vuoi la guerra, Atreus? Guarda cosa ha lasciato questa nelle terre aride. Io ho già visto fin troppe cose. Non c'è fretta. Dovremmo esplorare questo deserto. Senti,
So che non possiamo fidarci della profezia, ma nemmeno ignorare ciò che abbiamo visto. Non lo stiamo ignorando. Ne riparleremo a casa. Per ora voglio cercare l'animale ferito che hai sentito prima. Ma... davvero? Sì. Beh... ok. Va bene. Sì, fai strada. Schiaffa. Dovremmo riuscire a raggiungere le terre aride in cima, superando questa materia d'arte. Questi me li ricordo. Territorio degli Elfi Scuri. Spero che Tyr abbia avuto abbastanza tempo per trovare un equilibrio. Già, ho visto lampi del vecchio dio della guerra in lui, ma sono deboli. Non c'è nulla di male nell'opporsi alla guerra o alle profezie. Immagino abbia senso. Non si ha mai la certezza di cosa vogliono dire i giganti. Sono l'unico che ricorda che hanno predetto il nostro viaggio a Jotunheim. Se i giganti hanno visto Tyr che guidava eserciti nel Ragnarok, gli credo. La vera domanda è: riuscirai a farlo credere a Tyr? Mastro Kratos, vorrei parlarvi. Parla. Se mai doveste avere bisogno di me e io non fossi presente, ho installato questa campana a vento, così potrete avvisarmi. Vi basterà colpirla con l'ascia e io arriverò subito. Volete fare un lancio di prova? Lancio perfetto, Mastro Kratos! Davvero professionista! Molto bene, ora sapete come chiamarmi. Ho una domanda. Splendido! Sono sempre felice di rispondere alle vostre domande. Oltre la sporgenza, vicino al passaggio, ho visto dei draghi. Draghi? Oh no, signorino Atreus, quelli sono Lindvirm, i cuccioli di Nitog. Nitog? È la madre? Corretto, ed è anche una parte fondamentale del ciclo di vita di Yggdrasil. Io vado ai rami qui in alto. Nitog mordicchia le radici per impedire che crescano troppo. Un delicato equilibrio. Quindi sono amichevoli? Non sono certo affabili quanto me, ma non c'è motivo di temere una loro aggressione, a patto di lasciarli in pace. Nitog è una matriarca inflessibile. Protegge i suoi cuccioli con lo stesso ardore con cui insegna loro la disciplina. Sembra... familiare. Bene, buona fortuna allora. Ah, sono felice di rivederti, ragazzo. Aiutami, ti va? Oh, certo. Possiamo mangiare quando vuoi, Kratos. Con il tempo lo stufato migliora. Sono felice che stai meglio. Sì. Prima mi sentivo sopraffatto. Perdonami. È divertente. Nulla mi calma i nervi come cucinare. Dopo essere stati rinchiusi così a lungo, ci si dimentica la gioia delle piccole cose. Ti ho deluso. Non l'ho mai detto. Sei gentile, ma i tuoi occhi dicono molte cose. Atreus, mangia. Oh, attenzione, attenzione. Grazie. Mangiate. Buon appetito, amici. Sì. Appetito che se ne va.
Eccoti servito. Un pasto da campione. Basta. Ho detto che non ne avremmo più parlato. Sì, hai ragione. Non volevo offenderti. Non mi sono offeso. È solo una parola. Una parola che ti offusca la mente. Quindi tu non credi che abbia un significato? E il viaggio che ci ha fatto fare mamma? E quello che abbiamo visto a Jotunheim? Questo a cosa è servito? Tu non te lo chiedi mai. Ogni giorno. Ma non credo che il suo scopo fosse farti correre inutili rischi. E se i giganti contassero su di me? Quali giganti? Io conto su di te. Che tu sia sicuro, che sia sveglio. Ma faccia ragionamenti da uomo e non da bambino. Ma se Loki dovesse andare al Bosco di Ferro... Tu sei Atreus. Sei mio figlio. E niente di più. Hai capito? Non ho più fame. Perdonami, Kratos. Le mie parole sono state sconsiderate. Dovresti mangiare. Pare che sia importante farlo ogni giorno o quasi. Io proprio non capisco. Perché tutte quelle storie su Loki, il campione e il Bosco di Ferro se non sono vere? Lui è così... Ti dispiace se ti do il miglior consiglio che avrai oggi? E forse in assoluto? Dormi. È solo allora che tutti i tuoi problemi si potranno risolvere. Sì, certo, dormire. Grande idea. Dico davvero. Anch'io. Avanti, fuori di qui. Sono già fuori. Loki. Thank you.